previsione di spesa di soli 600 milioni per affrontare la cosiddetta emergenza povertà che coinvolge 4 milioni e mezzo di cittadini italiani che si trovano in uno stato di povertà assoluta. Ecco, non contenti dei danni che avete causato in termini economici e di sicurezza, oggi con note o non circolari, perché lei dice che non è una circolare, condite e preannunciate con la solita retorica, volete piegare i sindaci alla vostra volontà politica e utilizzate il metodo del bastone della carota con i primi cittadini un giorno, promettete 500 euro a clandestino per le amministrazioni disposte a farsi comperare e il giorno dopo li obbligate a dar seguito alla vostra scellerata accoglienza diffusa o, come nel caso oggetto della nostra interrogazione, a regalare la carta d'identità e la residenza ai clandestini, con tutto ciò che ne consegue, nonostante quello che ci dite, che potranno così accedere a una serie di servizi che i comuni faticano a garantire ai loro cittadini. Voi portate la responsabilità morale delle inevitabili tensioni sociali che la vostra scellerata politica agevola. Grazie. Siamo all'interrogazione 32568, onorevoli Parisi ed altri, su iniziative volte a contrastare i fenomeni di illegalità nell'ambito del distretto cinese di Prato. Onorevole Monica Faenzi, a un minuto. Prego. Grazie Presidente, grazie Ministro. Prato, come lei sa, Ministro, non è più solo la capitale del tessile, ma anche dell'immigrazione. Il 18% dei residenti sono stranieri contro l'8,3% nazionale. Basterebbero questi dati, in costante crescita, a sollecitare un'attenzione particolare nei confronti della seconda città della Toscana. Ma sono le cronache, più o meno recenti, a rendere ancora più preoccupante il quadro. L'avvio del processo relativo all'inchiesta sul riciclaggio di denaro tramite money transfer, 4,5 miliardi volati da Prato a Pechino tra il 2006 e il 2010, con 298 imputati, quasi tutti di origine orientale. L'arresto di una coppia di cinesi, ritenuta terminale di un traffico di manodopera da Pechino a Prato. In ragione di ciò, per questo Ministro, siamo a chiederle se il Ministro degli Interni ha in agenda intervenire